Poi non dite che non ve l'avevo detto, eh. Non dite che non ve l'avevo detto. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, questa era una cosa che dovevo fare per forza per scherzarci un po' sopra. Ovviamente stiamo parlando di Moise Kean, della sua bellissima doppietta di ieri sera nella gara dell'Italia contro la Lituania, un'Italia che ha schierato un po' i giocatori che non avevano ancora visto il campo, bene o male, nelle altre partite. Direi che è andata meglio rispetto alle Italie di super titolari e di giocatori che abbiamo visto molto più spesso. Vi invito ad andarci con i piedi di piombo, ve lo dico sin da ora, non esaltiamoci, non facciamo chissà quale tipo di volo, per oggi penso che sia giusto e doveroso parlare di Moise Kean e del confronto con Alvaro Morata, con Paolo Dybala, con Chiesa, con tutti gli altri attaccanti, Caiorghe, vabbè, difficile fare un confronto con Caiorghe, quanto più vorrei fare un confronto tra Kean e Morata, che sono due giocatori che secondo me saranno importanti per la Juve di quest'anno. Prima di tutto vi invito a scaricare OneFootball, il link per il download è qui sotto in descrizione. Non fatevelo scappare perché ora dobbiamo capire intanto se giocherà Kean, il titolare in Napoli-Juventus, e poi chi altri potrà essere disponibile. Chiesa, ve l'ho detto ieri, qualche problemino, i sudamericani sono nelle mani del Signore Dio nostro e vediamo un po' cosa succederà. Quindi scaricate OneFootball perché minuto dopo minuto la situazione si aggiornerà in tempo reale. Moise Kean ieri, ragazzi, ha fatto una super doppietta. Tra l'altro due gol, uno diverso dall'altro. Il primo di destro nell'angolino, bellissimo gol secondo me, ma il secondo è ancora migliore perché si parla di tecnica allucinante al volo col piede debole di sinistro, quindi veramente un bellissimo gol. C'è da sottolineare il fatto che era contro la Lituania, quindi con tutto il rispetto per la Lituania, ma ci sono squadre molto più difficili da affrontare. Ora la Juve ha risolto tutti i problemi? Kean è davvero l'erede di Ronaldo? Who needs Ronaldo? Abbiamo Moise Kean? Nei miei sogni più fantasiosi e più belli, più bagnati anche se vogliamo, sì, è così. Nella realtà credo che sia ancora molto distante. Ma è da qua che bisogna ripartire, dalla fame, dalla voglia, dalla grinta di Moise Kean. Allora, su Moise Kean sfondate una porta aperta. Io non l'avrei ceduto 2 anni fa. Lo sapete, ve lo ricordate, se qualcuno mi segue già all'epoca ricorderà il video, peraltro invito ad andare a rivedere i video passati. Io, un giocatore che ha avuto un impatto come Moise Kean, così giovane, in una squadra come la Juventus, a un livello così alto, non l'avrei mai dato via per generare plusvalenza. Sono stato sì contento del ritorno di Moise Kean, e lo sapete anche per i nuovi, perché è una roba molto più recente, forse è stato pagato un po' troppo, quello sì, ma non è l'erede di Cristiano Ronaldo. Perché ad ora o ad oggi è impossibile valutare Kean come erede di Cristiano Ronaldo. L'anno prossimo, a seconda del tipo di campionato che andrà a fare, credo che si potrà ragionare su questa cosa. Tra l'altro su Moise Kean e su Morata ho parlato anche pensando a un potenziale 4-2-3-1 con uno dei due largo a sinistra, la Mario Mandzukic, dicendo che forse più Morata può fare quella roba lì. Ma Kean l'abbiamo visto anche l'anno scorso con il PSG, che tra l'altro ha fatto un'ottima stagione a Parigi, ha superato la soglia dei 20 gol, l'abbiamo visto anche più volte adattarsi all'esterno di sinistra e non proprio solo all'attacco. Tra l'altro ragionavo, no, questa mattina mi ha fatto ridere questa cosa, perché un potenziale attacco titolare a 2 della Juventus potrebbe essere Dybala dietro Kean, quindi il 4-2-3-1 Dybala dietro Kean, e sono rappresentanti delle nazionali che hanno vinto le ultime competizioni, no? L'Italia che ha vinto l'Europeo e l'Argentina che ha vinto la Coppa America. Ed entrambi sono stati esclusi invece dalla lista, quindi nessuno dei due effettivamente è campione d'Europa o del Sud America, eppure sono italiani e argentini. Questa cosa mi fa un po' ridere, però diciamo che ieri sera Moise Kean ha fatto vedere il suo. Io da Kean mi aspetto tanto. L'avete visto anche quando sono andato a fare la prediction della Serie A. Io ho messo più gol di Morata e meno partite giocate di Morata. Io sono convinto che Moise Kean sul lungo possa dire la sua. Moise Kean è un giocatore, secondo me, adatto ai campionati nazionali. Alvaro Morata è un giocatore adatto alla Champions League, perché non è continuo. Io credo che Kean possa dare una certa continuità di rendimento, poi ovviamente avrà i suoi alti, i suoi bassi, come tutti i calciatori a un certo punto non hanno sempre la continuità di rendimento gli attaccanti, perché sennò segnerebbero dei 40, dei 50 gol a campionato. Credo che possa fare molto bene, credo che possa raggiungere la doppia cifra solo in Serie A, credo che possa aggiungere qualche gol nel bottino tra Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Io Kean mi auguro e credo che possa fare intorno ai 15 gol in questa prima stagione
di ritorno alla Juventus, che non è male. Non dobbiamo mai dimenticarci che è un classe 2000. E sicuramente ha fatto un po' fatica all'Everton. Sicuramente ha fatto molto meglio a Parigi, ma lo ribadisco, la palla gliela danno Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, insomma, giocatori di un certo livello. Qui da noi quel livello, non dico che non ci sia, ma non c'è, probabilmente quel tipo di livello tecnico, e dovrà sbattersi di più, dovrà cercare anche magari con una giocata personale di risolvercela. La butto lì, ipotizzare un tridente con Dybala, Chiesa a destra e Kane a sinistra, secondo me non è utopia. Poi Dybala dovrà essere bravo a costruirsi quel raccordo di falso 9 tra la tre quarti campo e l'attacco, perché è sempre un po' il discorso di capire dove va incastrato Dybala. Poi se in realtà diventa quel famoso 4-4-2 in fase difensiva che esplode nel caos creativo in fase offensiva, è precisamente la stessa cosa che abbiamo visto a Barcellona quando la Juventus ha provato a giocare in quel modo, e anche contro l'Atalanta allo Stadium nelle due amichevoli estive. Quindi il 4-3-3/4-4-2 con Chiesa che semplicemente viene a fare il quarto di centrocampo quando si difende e si proietta in attacco, liberando tutto il suo impeto quando si attacca. Io credo che bene o male sarà questa l'idea di Allegri. Io su Ken ci ho creduto tanto anche al fantacalcio degli youtuber, ve lo ricorderete, magari avrete visto anche la live di Sequel o i video che ho caricato sul secondo canale. A proposito, qui sotto in descrizione ci sono tutti i link dei miei social network, non perdete l'opportunità di seguirmi su tutte le piattaforme, me ne sono grato. Noi abbiamo puntato su Ken come attaccante della Juve proprio perché io credo che almeno 10 gol Ken li riuscirà a fare. Poi sono anche convinto che possa farne addirittura di più. Io ho segnato 11. 11 credo che sia un bottino pienamente raggiungibile per Moise Kean. Non sono andato troppo in alto perché credo che Paulo Dybala abbia i piazzati, abbia i rigori. È ovvio che se uno batte i rigori il bottino va su. Magari quella volta che non gioca Paulo Dybala potrebbe addirittura batterlo Kean, anche se credo che si andrà più su un giocatore alla Locatelli, una roba del genere. Quindi non credo che Ken batterà tanti rigori quest'anno, poi magari in realtà diventerà il rigorista titolare della Juventus e concluderà il campionato con 20-25 gol segnati. Io credo che sia giusto andare per step. Chiesa l'anno scorso ha avuto un bellissimo, un ottimo impatto con la Juve. Ken quest'anno ha avuto un ottimo impatto con la nazionale italiana, e già contro il Napoli credo che, se non dal primo minuto, nella ripresa vedremo tante volte Moise Ken, per tanti minuti Moise Ken, perché lo sappiamo. Non siamo messi benissimo, ok? Abbiamo delle defezioni importanti, se non importantissime, e Ken potrebbe essere uno di quelli che è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle, perché anche Federico Chiesa potrebbe non essere della partita. E non c'è Chiesa, e non c'è Dybala, che erano stati quelli che avevamo etichettato come eredi di Ronaldo, e non c'è Cuadrado. Poi magari ci saranno, perché succederà qualcosa di assurdo. Diciamo che tanto peso offensivo, tanta imprevedibilità là davanti inizia a mancarci, e allora potrebbe benissimo nascere un tridente inedito, ma anche interessante per quanto mi riguarda, con Kulusevski largo a destra, Ken largo a sinistra, Alvaro Morata in mezzo e Bernardeschi pronto a subentrare nella ripresa o comunque addirittura a giocare come terzo di centrocampo, dato che anche a centrocampo siamo veramente messi male. Verosimilmente il centrocampo sarà Locatelli, Bernardeschi e Rabiot, quindi si sono visti i centrocampi migliori, però ognuno fa con quello che ha in quel momento. Quindi io da Moise Kean mi aspetto tanto, mi aspetto una buona stagione. Io credo che se Kean finisce l'anno davvero con 15 reti segnate, si potrà dire che ha fatto una buona stagione come prima, perché non dimentichiamoci che è vero che ha già giocato alla Juve e quindi non deve abituarsi a Juve, ma quando ha giocato alla Juve Kean era il ragazzino che veniva su dalle giovanili e che entrava nei meccanismi di rotazione di una squadra che aveva Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Paolo Dybala, Douglas Costa, insomma era un'altra roba. Adesso da Moise Kean cosa chiediamo? A Moise Kean adesso chiediamo di essere protagonista titolare della Juventus, perché è stato pagato tantissimo, l'acquisto più oneroso di questa campagna acquisti, che poi è vero che si pagherà sul lungo prestito con diritto di riscatto, obbligo di riscatto in 2 anni, quindi biennale. Però sempre 38 milioni di caffè la Juventus dovrà tirare fuori per il cartellino di Moise Kean. Quindi è diversa e io credo che sia giusto andare a step. Poi, pensando che Kulusevski, Chiesa, Ken, Locatelli, insomma ragazzi, De Ligt, sul futuro non siamo messi male. I giovani sono fatti per crescere sul lungo. Se poi iniziano a essere decisivi già nell'immediato io sono contento.
concludo, dato che parlavamo del confronto Morata-Ken, io credo che la Juventus, per l'esborso economico che ha fatto importantissimo per Moise Kean, andrà dritta su Moise Kean, punterà su Moise Kean e che quindi giocherà Moise Kean piuttosto che Morata, che non è della Juve. Al 30 giugno 2022 va in scadenza di contratto del prestito con l'Atletico Madrid e se la Juventus lo vorrà dovrà sborsare 30 milioni, cosa che non credo farà per un trentenne, perché Morata è un 92 come me, e 30 milioni per un trentenne dopo altri 20 gli abbia dato per il prestito non penso, a meno che l'Atletico non ti dica guarda che io Morata non lo voglio perché tanto qua non trova spazio, siamo già troppi, quindi vuole rimanere da voi, ci mettiamo d'accordo, te lo do a 10 milioni, lo paghi 30 in tutto, me lo tengo volentieri. Ad oggi però è un ragionamento che la Juventus non può fare e dovrà pensare di valorizzare quelli che sono calciatori suoi o che diventeranno per forza di cose perché c'è l'obbligo di riscatto tra Locatelli e Ken, e quindi credo che Ken giocherà più partite di Morata, questo è indubbio, ma che saranno anche molto complementari e che potranno essere inseriti in posizioni diverse da quelle a cui siamo abituati. Per dire, Ken è un centravanti o un'ala di sinistra, Alvaro Morata bene o male è una prima punta. Occhio che Allegri potrebbe inventarsi qualcosa, proprio come dicevo l'altro giorno, 4-2-3-1, e vederli un po' alla Mandzukic sull'esterno di sinistra, in una formazione che potrebbe essere sbilanciata, ma se quei giocatori lì iniziano ad abituarsi a una fase difensiva di livello e all'esplosione offensiva che potrebbe generare la Juventus, ci si potrebbe divertire. Comunque, benissimo, sono contento della doppietta di Ken e spero che non sia l'unica doppietta di questa settimana. Capite a me.